No, l'accordo, essendo un accordo tra due parti, è stato sottoscritto da ambedue le parti, che non erano evidentemente parti paritarie. Si tratta di un armistizio, c'è un vincitore e c'è un vinto. Questo dal punto di vista politico-militare. È stato scritto, è stato redatto in duplice copia, in lingua italiana e in lingua inglese. Ed è stato poi comunicato, reso pubblico, al popolo italiano, alla popolazione italiana, in lingua italiana va da sé, certo, non in lingua inglese, qualche giorno dopo l'8 settembre. Chiaro. E l'ultimo passaggio dell'armistizio breve, che c'è un testo più complesso, più elaborato, quello dell'armistizio breve, dice che comunque sia, se ci fosse una qualche ambiguità sul testo italiano, quello che fa fede è comunque il testo in lingua inglese. Cioè, io e te facciamo un accordo, lo scriviamo tu nella tua lingua, io nella mia lingua, però tu sei il vincitore, e quindi quello che fa fede in ultima istanza, trattandosi di un testo di giurisprudenza internazionale, e sapete che insomma le parole lì vanno, come dire, misurate col bilancino. Ecco. Quello che fa fede è il testo scritto nella tua lingua, cioè nella lingua del vincitore, non nella lingua del vinto. Questa era la considerazione che io avevo fatto, che è un dato fattuale, insomma, sta lì, d'accordo? E ho aggiunto poi una considerazione che è molto generale, che può forse anche lasciare il tempo che trova, ma insomma, si fa per dire. Ovvero che il motivo per cui l'inglese è così presente, così fondamentale, dipende anche da questo motivo, ma in realtà il motivo è molto più complesso. Il XX secolo, per alcuni versi, è stato il secolo degli Stati Uniti d'America. No, sapete, sono delle definizioni generali, generiche, ma insomma la storiografia ha bisogno di queste indicazioni per fissare dei punti generali, che poi si possono anche rivisitare, no? Col passare del tempo. Allora, se il XVI secolo è stato il secolo della Spagna, no? Carlo V, Filippo II, la conquista delle Americhe, l'impero su cui non tramonta mai il sole, vi ricordate? Il XVIII secolo e in parte il XIX è stato il secolo della Francia e della nascente potenza britannica. Il XIX, indubbiamente, è stato il secolo della Gran Bretagna, no? Che aveva un impero anche qui, insomma, esteso un quarto della superficie delle terre emerse, quello che oggi è il Commonwealth, tutte le nazioni di lingua inglese, che tra l'altro sono praticamente, oggigiorno, vengono integrate sempre più nella NATO e sono i paesi che stanno fuori dal BRICS. Quindi gli Stati Uniti e la Gran Bretagna va da sé, ma poi ci sono anche gli alleati dell'emisfero australe, quindi l'Australia, New Zealand. Sudafrica fa parte dei BRICS, invece ex colonia britannica, ma insomma ha una storia a sé stante. Quindi un impero che ancora oggi ha una sua, ovviamente di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, ma insomma ancora oggi ha una sua valenza. Il XX secolo poi è stato indubbiamente il secolo degli Stati Uniti d'America. E l'evento spartiacque è stata la prima guerra mondiale, la Grande Guerra. Pensate che durante la Grande Guerra, quel periodo 14-18, la guerra comincia nel 14, in agosto del 14, in quel periodo lì il PIL complessivo degli Stati Uniti d'America, che erano già una potenza emergente, indubbiamente, erano state alla fine dell'Ottocento, una produzione industriale esorbitante, ma insomma, fino a quel momento si continuava a ragionare in termini eurocentrici, cioè le decisioni che contano a livello mondiale vengono prese nelle cancellerie europee, tra Berlino, Parigi, Londra, in subordine Vienna, Roma, così, San Pietroburgo, va bene? Durante la Prima Guerra Mondiale il PIL complessivo degli Stati Uniti supera quello di tutte le potenze belligeranti europee messe insieme. Cosa dire? Inimmaginabile. E a vincere la Grande Guerra sono stati, in ultima istanza, gli Stati Uniti d'America. Se vediamo le conseguenze in termini geopolitici, economici e così via. Perché? Eh beh, perché la Prima Guerra Mondiale, un vero e proprio suicidio,
da parte dei paesi europei e anche a maggior ragione la seconda guerra mondiale, si sono combattute in Europa. Non un solo centimetro quadrato del territorio statunitense è stato coinvolto direttamente nelle due grandi guerre. Quindi collasso economico europeo, interi paesi rasi al suolo, dissanguati dal punto di vista economico, debiti pubblici galattici, esorbitanti. I debiti pubblici vengono contratti, quello italiano, quello francese, quello britannico, quello tedesco, eccetera, eccetera. Vengono contratti con chi? Con la Banca Centrale degli Stati Uniti d'America. A che serve il debito pubblico? Beh, il debito pubblico serve ad alimentare la guerra, perché costa parecchio una guerra, eh? E quando tu spendi milioni e milioni delle vecchie lire, miliardi e miliardi di euro in proiettili, non è che il proiettile è un investimento fruttifero, nel senso, beh, investo un proiettile e poi ne ricavo, come dire, metto su un'azienda, faccio un investimento, ma poi l'azienda mi inizia a produrre. Proiettile distrugge, punto. Quindi se costa, che ne so, 10.000 euro, 1.000 euro, non so quanto costa un proiettile, evidentemente dipende dal calibro, eccetera, eccetera. Se io spendo quella cifra, è persa. Certo, posso guadagnare in un'altra maniera, indirettamente. Però io che sparo questi proiettili e che li compro da un soggetto terzo, li devo pagare. Quindi mi indebito col soggetto terzo. Così è stato per l'Italia, per la Germania, per la Francia, cioè l'Europa intera, non solo la sua produttività complessiva è calata, al punto che il PIL degli Stati Uniti d'America ha superato, ripeto, la somma dei PIL, impero russo, ex impero germanico, ex impero austro-ungarico, poi separato in Ungheria, Austria, Jugoslavia, eccetera, eccetera. Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Spagna non partecipa alla prima guerra mondiale, il Portogallo sì, dal 17 in poi, ma insomma ci si indebita con gli Stati Uniti d'America. Inizia il secolo americano. Gli anni 20 del XX secolo sono gli anni ruggenti, gli anni del fordismo, del taylorismo, la catena di montaggio, l'industria americana la fa da padrone, eh? Mentre l'Europa dipende da questo cordone ombelicale di risorse finanziarie, prestiti e di risorse economiche che proviene dagli Stati Uniti d'America. Il secolo americano a tutti gli effetti è iniziato, nel bene e nel male, perché poi l'iperproduzione e le prime forme di capitalismo finanziario accentuato portano alla crisi del 1929, il crollo della borsa di Belgrado, di Atene, di Milano, no, di Wall Street, quindi siamo a New York. C'è la locomotiva statunitense, si inceppa, rallenta, per motivi interni, strutturali a quel tipo di capitalismo, a quella stagione del capitalismo. E quindi, se prima dall'altra parte dell'oceano arrivavano finanziamenti e materie industriali fondamentali per la ripresa europea, l'Europa si stava lentamente riprendendo, la Germania in particolare si stava riprendendo. Il nazismo non si sarebbe mai affermato se non ci fosse stata la nuova crisi economica a partire dal 1929, i primi anni 30 e così via. Tutto dipende sempre dalle decisioni interne, dalle vicende che si sviluppano oltre oceano, che poi si riflettono quando parliamo di secolo degli Stati Uniti è per questo motivo. Cioè se fino a qualche anno prima le decisioni che contavano si prendevano a Berlino piuttosto che a Londra, adesso si prendono dall'altra parte dell'oceano. Chiaro che Berlino e Londra contano ancora parecchio, hanno ancora una certa sovranità, ma iniziano ad avere molta meno voce in capitolo di prima. È chiaro, no? In questo senso qui. Seconda guerra mondiale, che è una diretta conseguenza della crisi del 29, di fatto. Dalle crisi economiche si passa spesso e volentieri alle guerre, o le guerre sono dei modi per uscire dalla crisi economica. Dopo la seconda guerra mondiale, a quel punto la totale debacle, la resa, il declino delle potenze europee è diventato un fatto. Cioè, il canto del cigno delle potenze europee
degli outsider, leggi la Germania, che vuole riprendersi la rivincita della prima guerra mondiale, no? Grande potenza la Germania, ma una potenza outsider, vuole giocarsi delle carte. E queste carte, in termini geopolitici, economici, militari e così via, stiamo vedendo la cosa dal punto di vista neutro, non ideologico, stiamo descrivendo semplicemente l'ascesa e il declino delle potenze in termini geopolitici, è ben inteso. Questa ascesa, questo tentativo di ascesa si scontra durante la seconda guerra mondiale contro il colosso americano, fondamentalmente. Va da sé che l'impero britannico, senza il supporto statunitense, forse si sarebbe limitato a resistere, ma più che resistere non avrebbe potuto fare. Di fatto è stato tenuto in piedi dalle merci che venivano da oltre l'Atlantico. E poi gli Stati Uniti hanno. E gli Stati Uniti, però attenzione, a questo punto, poi diamo la parola a Francesco, a questo punto emerge un secondo soggetto, un secondo soggetto, e qui inizia l'epoca del cosiddetto bipolarismo. Questo soggetto è l'Unione Sovietica. Al punto che la prima guerra mondiale è uno snodo fondamentale, perché incapsulata all'interno della prima guerra mondiale, incapsulata in termini cronologici, ma anche in termini fattuali, quindi di causa e effetto, c'è la rivoluzione russa, la rivoluzione bolscevica, no? Dell'ottobre 1917. E con quella rivoluzione si apre un capitolo ad Oriente, un capitolo inedito, no? Per cui dopo la seconda guerra mondiale si assisterà, e queste vicende che abbiamo narrato, abbiamo iniziato a narrare, si inseriscono in questo quadro più ampio, si verrà a creare un vero e proprio braccio di ferro tra due superpotenze, una orientale, comunista, l'Unione Sovietica, con una visione del mondo, una visione ideologica, politica, tutto diversa evidentemente, e alternativa nel bene e nel male all'altra visione, che è quella statunitense. Quindi due imperi, l'uno contro l'altro armati, che si fanno guerra. L'Europa sta lì in mezzo, spartita tra i due veri vincitori della seconda guerra mondiale, anche se gli Stati Uniti sono decisamente avvantaggiati dal punto di vista economico, per un fatto molto semplice. La Russia ha subito tra i 25 e i 26 milioni di morti, ma i conti non lasciano il tempo che trovano, non abbiamo cifre esatte, devastazioni orribili, cioè la parte più significativa della seconda guerra mondiale si è combattuta sui campi di battaglia della Russia, dell'attuale Ucraina, Bielorussia e così via, milioni e milioni di morti, devastazioni incredibili, no? Strutture industriali, eccetera, eccetera, mentre, ripeto, nel territorio degli Stati Uniti non è caduta nemmeno una bomba. Bontà loro, non so se mi spiego. Quindi un braccio di ferro più o meno impari, o a un certo punto pari, se la sono giocata alla pari, questo è difficile poi da definire, e il termine di questa guerra, che passa alla storia come guerra fredda per un semplice fatto. Nel frattempo c'è una novità, la seconda guerra mondiale si conclude con l'esplosione delle bombe atomiche in territorio giapponese, oggi fido alleato degli Stati Uniti, insomma, ecco, Hiroshima e Nagasaki, come dire, lo dico a nuora affinché intenda suocera. La suocera è Stalin, cioè la suocera è l'Unione Sovietica. Intanto ti dico, ancora la seconda guerra mondiale deve finire, di fatto era finita, il Giappone ormai era in ginocchio, quindi probabilmente le bombe atomiche se le potevano tranquillamente risparmiare. Il punto è non risparmiare le bombe atomiche, perché dovevano servire a inaugurare un'altra stagione, come dire, la superpotenza di riferimento siamo noi. E però dopo 2 o 3 anni anche l'Unione Sovietica arriva a costruire le sue bombe atomiche, da qui la guerra fredda, cioè che non diventa calda, non diventa calda al centro dello scontro dell'Europa, ma si accende di qualche fuoco in Asia, in Estremo Oriente, la guerra in Corea, la guerra in Vietnam, in Africa ci sono guerre endemiche, in Sud America, quindi nella periferia del mondo. Periferia, tra virgolette, dal punto di vista dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti, ci sono dei focherelli di guerre calde, vecchia maniera. Ma la guerra rimane fredda, congelata, a causa del terrore della guerra globale, nucleare globale. Ovvero ci stavano e ci sono in circolazione una quantità di testate nucleari che potrebbero distruggere il pianeta per 6, 7, 8 volte.
cioè se si è tolto il pianeta Terra, potrebbe essere devastato, distrutto, ma basterebbe poco per renderlo inabitabile. E dunque chi avrebbe premuto per primo il pulsante si sarebbe assunto la responsabilità del collasso definitivo dell'umanità. Questa guerra si sarebbe combattuta fondamentalmente tra Stati Uniti e Unione Sovietica, ma capisci che tra Stati Uniti e Unione Sovietica in mezzo ci sta l'Europa, quindi qui. Per fortuna la guerra è rimasta fredda, altrimenti non saremmo qui a raccontarla. Ma insomma, ci sono stati dei momenti, vedi crisi di Cuba, dei missili di Cuba, quando Fidel Castro, per cercare, dopo la rivoluzione cubana del 59, per cercare di rompere l'assedio del blocco economico statunitense, si rivolge all'Unione Sovietica, che manda lì dei missili che iniziano a essere installati sul territorio cubano, quindi a 200 chilometri dalla costa della Florida, un po' come i missili installati nei territori guadagnati dalla NATO, no? Tra gli anni 90 e il 2014, o in Ucraina, quindi a poche centinaia di chilometri da Mosca, al punto che i droni arrivano a Mosca tranquillamente, quindi la paura è assolutamente giustificata. Gli americani non possono tollerare che ci siano installazioni sovietiche, quindi eventuali missili nucleari puntati a pochi chilometri. Pochi chilometri significa, è una questione spazio-tempo, a 200 chilometri un missile che viaggia alla velocità ipersonica ci impiega pochi secondi a farlo. E capisci che tutto l'equilibrio si basa sulla possibilità di intercettare preventivamente o di conoscere con un secondo di anticipo, ed è tutto affidato agli elaboratori e ai computer. War Games è un film degli anni 80, quando ero ragazzino io. War Games, che narra una vicenda agghiacciante, cioè il fatto che i computer iniziano a parlarsi male o prendono delle decisioni avventate, vedono dei missili dove i missili non ci sono e quindi trasmettono degli ordini, per cui gli umani vedono sugli schermi delle cose che effettivamente non si stanno verificando e premono il tasto e scoppia la guerra termonucleare globale. L'abbiamo rischiata, L'abbiamo rischiata, il problema fondamentale è che fino a qualche anno fa non se ne parlava, oggi stiamo tornando allegramente, così spensieratamente, tanto per segnalare il clima di follia in cui ci troviamo, no? Spensieratamente siamo tornati a evocare direttamente o indirettamente lo spettro della guerra termonucleare globale. Capito? E l'Unione Sovietica crolla nel 1989, il crollo del muro di Berlino, ma di fatto la bandiera sovietica viene ammainata dalla torre del Cremlino nel Natale del 1991 e quindi secolo americano, perché si conclude con la vittoria degli Stati Uniti d'America, questo scontro tra Stati Uniti d'America e Unione Sovietica, e quindi la fine del bipolarismo, anche la fine delle alternative possibili in termini di regimi, di stati e così via, di prospettive geopolitiche. C'è una sola potenza, al punto che uno scrittore, uno studioso americano, statunitense, di origine giapponese, si chiama Francis Fukuyama, scrive subito dopo un testo, pubblica un testo, che si intitola La fine della storia. Che vuol dire la fine della storia? Con la fine dell'Unione Sovietica è finita la storia, non ci sono alternative, ci siamo solo noi, c'è solo il regime democratico, liberale, capitalista, made in USA. Dunque, i giochi sono finiti, nel senso che non ci sono altre alternative. Se questo è il migliore dei mondi possibili, hegelianamente poi studieremo Hegel, in certo senso, siamo arrivati alla fine della storia, basta, che altro, perché non potremmo progredire oltre. Quindi gli anni che verranno saranno, come dire, una conferma, una ripetizione, eccetera, eccetera, la fine di una guerra. Poi le guerre non sono affatto finite, ma va da sé, questo lo sappiamo perfettamente, perché comunque per continuare a monopolizzare il dominio del pianeta gli Stati Uniti hanno continuato a fare guerre a destra e a manca. Si calcola che dalla loro fondazione, dalla loro nascita, gli Stati Uniti, quindi parliamo del 1776, inizia la guerra d'indipendenza con la dichiarazione di indipendenza, quindi parliamo del 1786, a oggi si è calcolato che gli Stati Uniti in due secoli e mezzo, siano stati tipo 12 o 13 anni senza fare guerra. 12 o 13 anni su due secoli e mezzo. Ecco, quindi tanto per farsi conto. Perché giustamente un impero al massimo della sua espansione, vedete la storia dell'impero romano, ha bisogno di continuare ad espandersi, continuare a fare guerre,
continuare a conquistare altri territori. I romani lo facevano anche per prendere schiavi, manodopera, no? Da arruolare poi nelle legioni, da mettere a lavorare la terra. Nel momento in cui cessa la propulsione espansiva, economica, militare, politica, geopolitica, in senso lato, e l'impero inizia a entrare in crisi, eccetera, eccetera. Ed è esattamente l'epoca, grosso modo, in cui ci troviamo oggi, perché nel frattempo si sono venute a creare altre situazioni. Quindi se prima c'era il bipolarismo, Unione Sovietica, Stati Uniti, fino al 1990, fino all'inizio degli anni 90, oggi c'è una forma di bipolarismo, diciamo, non del tutto paritario, ma insomma ormai ci siamo, diciamo che è quasi paritario, tra Stati Uniti e Cina. La Cina, che negli anni 80-90 era comunque un paese considerato un paese del terzo mondo, oggi è indubbiamente una potenza mondiale. In termini economici lo è indubbiamente. Tra l'altro il governo cinese o Stato cinese ha in mano gran parte del debito pubblico statunitense. Stati Uniti d'America sono il paese più indebitato al mondo, eh? Superiore, molto superiore al nostro debito pubblico, che è piccino, visto che l'economia del nostro paese è decisamente ristretta. La Cina ha una potenza immensa dal punto di vista economico, militare, che va crescendo, è la potenza emergente e ormai è emersa abbastanza. E poi c'è questo ritorno in subordine, questo ritorno di fiamma, per così dire, della Russia, della Federazione Russa, erede di quello che fu l'Unione Sovietica. Ovviamente erede soltanto dal punto di vista geopolitico-militare, perché comunismo, che se ne dica, qualcuno ancora svento di queste ridicole bandiere antistoriche, non esiste più da più di 30 anni, cioè non esiste più come regime effettuale, non più in Russia. Partito Comunista in Cina ha il potere, indubbiamente, anche se poi di lì l'economia non è esattamente un'economia comunista, come ben sappiamo. Quindi oggi abbiamo una situazione che, possiamo dire, non è esattamente bipolare, o è un bipolarismo che si apre a una forma di multipolarismo. Che vuol dire? Vuol dire che le decisioni che contano a livello planetario, in termini geopolitici globali, non vengono prese da Mosca e da Washington, come tra gli anni 50 e gli anni 80, ma vengono prese a Pechino, a Mosca di riflesso probabilmente, e a Washington continuano a essere prese evidentemente, ma iniziano a prendersi decisioni che contano anche in paesi che fino all'altro giorno erano considerati paesi decisamente in subordine. Leggi il Brasile, che è una potenza mondiale a tutti gli effetti, potenza economica, potenza politica anche a livello locale, ma soprattutto potenza economica, in mano una quantità di materie prime che è devastante. Sudafrica, e poi abbiamo dei colossi, dei veri e propri colossi in termini demografici, in termini economici, che sono l'India, il Pakistan, insieme alla Cina, e sono quei paesi, poi ci sono i paesi arabi, insomma la situazione oggi è decisamente più complessa. Il mondo oggi è decisamente più complesso, quindi possiamo parlare a tutti gli effetti di una forma di multipolarismo. Questo significa che il secolo statunitense, cioè il XX secolo, è in un certo senso si è concluso, parzialmente concluso, la storia va avanti, noi siamo dentro un film per così dire, ancora la parola fine non è stata messa lì, non è stata scritta, siamo in mezzo a un guado in cui c'è un impero che ha ambito ad essere impero monopolare per alcuni decenni, che oggi è decisamente in crisi, o che comunque deve contrastare l'emersione di imperi assolutamente formidabili, sfide assolutamente formidabili, leggi confronto con la Cina, parte con la Federazione Russa, poi il confronto con i cosiddetti BRICS, che riuniranno tra di loro il 50% della popolazione mondiale, quindi un impero economico esorbitante. D'accordo? E in mezzo c'è questa povera Europa che ha avuto un destino molto così in subordine, declinante, mi sfuggono anche i termini per dirlo, no? Perché? Perché negli anni 50, cioè dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nasce il sogno europeo, cioè basta, ci siamo massacrati in due guerre mondiali, adesso basta. Tedeschi e francesi, l'asse fondamentale tra Germania e Francia, ci stringiamo la mano e iniziamo a collaborare. Con i trattati di Roma nasce il primo abbozzo di Europa Unita, nasce in termini economici il MEC, il mercato comune europeo,
che all'inizio diciamo, si incentra intorno a delle materie prime strategiche, il carbone, l'acciaio e poi l'energia nucleare. D'accordo? Quindi, però dietro ci sono delle teorie bellissime che risalgono addirittura a Kant, che aveva scritto della pace perpetua, di questa organizzazione sovranazionale che avrebbe dovuto far cessare le guerre. Quindi un'Europa unita sarebbe stata garanzia non solo di sviluppo economico, perché, attenzione, il PIL americano ha superato quello europeo, però se li mettiamo tutti insieme i PIL europei, invece di farci guerra gli uni con gli altri, Roma, Berlino, Parigi, Madrid, Lisbona, Londra, Londra no, è sempre a parte, per motivi antichi. Stoccolma, si parlano, Vienna, si parlano tra di loro, beh, forse diventiamo un terzo polo, forse diventiamo una potenza se ci mettiamo insieme. E il problema è che le cose, come sappiamo bene, come stiamo sperimentando purtroppo sulla nostra pelle, non sono andate così. Quindi la prospettiva di un'unione politica europea, soprattutto di un'Europa democratica, espansiva, è a questo punto decisamente fallita. Lo possiamo dire quasi con il senno del poi, sono passati 30 anni. Non credo che ci sia una sola persona che oggettivamente, guardandosi dietro gli ultimi 30 anni, possa affermare, in buona sostanza, in buona fede, che la situazione negli ultimi 30 anni è decisamente migliorata. Cioè, quando è finita la guerra fredda, quando è finito quell'incantesimo della guerra fredda, perché l'incantesimo della guerra fredda a noi ha comportato una limitazione alla sovranità terribile, bestiale. Poi veniamo anche a quello che diceva Giacomo, no? Limitazione alla sovranità, il delitto Mattei, Moro, eccetera, eccetera. Però c'è stato il boom economico. Perché? Perché c'è stato il boom economico? Perché gli americani, l'economia statunitense doveva liberarsi dall'eccesso di capitali, doveva liberarsi dall'eccesso di materie prime, di prodotti industriali. Ci finanziava perché noi eravamo il fronte contro l'Unione Sovietica. Quindi le merci andavano dal centro dell'impero alla periferia, perché la periferia era un limes decisamente caldo, perché la prima barriera contro un'eventuale invasione sovietica non si è mai, forse è stata solo progettata qualche stratega militare, ma non è stata mai lontanamente realizzata, non è stata mai in procinto di essere realizzata, eravamo noi. Boom economico, welfare state, terza via, né capitalisti duri, né comunisti duri, ma uno stato del benessere. Significa attenzione ai più deboli, significa i principi che sono scritti nella nostra ormai defunta, vetusta, come dire, anchilosata Costituzione. Che splende ancora dei principi nobilissimi, ma che qualcuno possa sperare o pensare, torniamo indietro fino agli anni 70, quando ero ragazzino io, che quei principi sono sempre stati, evidentemente, come tutti i principi politici, etici, delle stelle polari, cioè delle linee guida. Chiaro che tra l'ideale e il reale rimane, va da sé, no? La ragione politica è questa, rimane sempre, non può non rimanere uno stacco più o meno, una forbice più o meno pronunziata. Ma ecco, negli anni 60-70, benessere, espansione, mille contraddizioni, mille problemi, per carità. Ma c'era la speranza che, cioè mio padre, mio nonno, i vostri bisnonni, i vostri padri, potevano ragionevolmente, in base ai conti della famiglia, ecco, mettiamolo in questi termini, potevano ragionevolmente sperare che i figli e i nipoti sarebbero stati molto meglio di loro. Dal punto di vista della carriera, dal punto di vista economico, dal punto di vista della tranquillità, dal punto di vista della situazione politica complessiva, eccetera, eccetera. E così è stato negli anni 60, 70. Io ancora campo grazie ai soldi, alle risorse economiche messe da parte dai miei genitori. Se no, non arriverei alla fine del mese, né io né molti altri, letteralmente, ma probabilmente anche voi. D'accordo? Ora viviamo in un'epoca, dopo 30 anni di Europa, di questo tipo di Europa, è ben inteso, viviamo in un'epoca in cui ragionevolmente, a parte le classi, le elite, le classi più elevate, non ci sono famiglie in Italia, in Europa in generale, ma in Italia in particolare, se parliamo dell'Italia, che possono ragionevolmente dire, parlo dei più, ovviamente non ho statistica alla mano, possono ragionevolmente dire: mio figlio, mia figlia, i miei nipoti staranno meglio di me, o staranno come me. Come me, non lo possono dire, lo possono sperare, certo, spesso ultima dea est, ma insomma, o
o comunque la prospettiva dell'immigrazione o di cercare altri lidi è una prospettiva sempre più presente, se è vero che decine di migliaia di giovani italiani e italiane ogni anno sono costretti a emigrare, a cercare fortuna come i nostri antenati, in altri paesi. Paesi a occidente, ad oriente, insomma, io ho cugini in Australia, in Brasile, in America del Nord. Alcuni sono emigrati alla fine dell'Ottocento, altri sono emigrati a inizio del Novecento, altri sono emigrati dopo la Seconda Guerra Mondiale, altri sono emigrati 10 anni fa, 15 anni fa. Cioè, ho anche una figlia della mia cugina sposata con un signore cinese che abita a Pechino. Cioè, una cosa del genere nella mente di mio nonno Ciccio, croce di Vittorio Veneto, aveva fatto la Prima Guerra Mondiale, sarebbe stata semplicemente impensabile. Cioè, ma credo nemmeno sapesse dove si trovava la Cina, tanto per dire. È chiaro? Francesco? Tornando all'armistizio, il fatto che non vi sia stata un'imberga in Italia, quindi non sono stati processati i più grandi gerarchi fascisti, ha contribuito nella fase successiva dell'Italia, mentre Almirante, la politica di Almirante, anche le Brigate Nere? Allora, questo è un punto fondamentale, perché una delle questioni che dovremmo enunciare prima proprio di iniziare a trattare il programma di storia è che noi in Italia abbiamo una situazione molto particolare proprio rispetto alla storia. Innanzitutto abbiamo dei problemi quasi di allergia di campanilismo, di allergie antichissime. Ora non dico che qualcuno, se gli dico Guelfo e Ghibellino, si arrabbia, ma se vai in alcune zone d'Italia forse ancora. E sulla questione del risorgimento, Giacomo, ne abbiamo parlato l'anno scorso, ancora ci sono molte questioni aperte, molte ferite aperte, polemiche ancora oggi sono visibilissime, soprattutto lo sono state in occasione dei 150 anni dei festeggiamenti dell'Unità d'Italia. Questo che cosa significa? Lasciamo perdere poi le questioni fascisti, comunisti, guerra civile, guerra di liberazione, eccetera, eccetera. Quindi legate alla Seconda Guerra Mondiale, figuriamoci ai fatti più recenti. Questo che cosa significa? Da che cosa deriva? Da un carattere specifico del popolo italiano, mettiamolo in questi termini, ma deriva dal fatto che la storia da noi è disciplina poco frequentata e, come sapete, la storia è fondamentalmente politica, la storia viene scritta, viene gestita da chi vince determinate partite. No, la storia è comunque un elemento fondamentale. Fondamentale. Perché? Perché gioco forza è utile alle istituzioni, dipende da chi in quel momento viene il potere, per infondere, per delineare una visione del mondo che è funzionale a tenere uniti e buoni i sudditi o a orientarli verso questa o quella visione delle cose. Mi spiego? Allora, il fatto che noi ancora oggi, viene da ridere se non da piangere, ancora oggi non abbiamo un momento fondativo che sia super partes, come ce l'hanno i francesi, la rivoluzione francese, nessuno litiga più per quello, la presa della Bastiglia è festa nazionale, non c'è un francese che dice no, mamma mia, che schifo, forse qualche folle ci sarà pure, però è festa nazionale, 14 luglio negli Stati Uniti è festa nazionale, punto, il 4 luglio è festa nazionale, punto. Figuriamoci, mettono tutte le bandiere fuori, no? Ammazzano i tacchini, non so che fanno. Fanno queste cose qua. L'impero britannico, Dio salvi la regina, Dio salvi il re, è un punto di riferimento, continua a essere un punto di riferimento, forse un po' vetusto, però è un punto di riferimento. Ok? I russi hanno ricostruito i loro punti di riferimento, non è più la rivoluzione, adesso sono altri punti di riferimento, la grande guerra patriottica è rimasta lì. Noi non riusciamo ad avere un punto di riferimento che non sia controverso. Del risorgimento abbiamo già detto, il 25 aprile ogni anno, polemiche su polemiche, più o meno ridicole. Ma perché sono più o meno ridicole? Perché si può a maggior ragione strumentalizzare in termini politici quello che l'opinione pubblica non conosce. Perché se tu, opinione pubblica, conosci abbastanza bene e hai riflettuto criticamente sulla storia passata e recente,
non cadi così facilmente nella trappola della strumentalizzazione politica. Hai degli anticorpi, eh? Hai degli anticorpi, sei vaccinato. A noi questo vaccino non è stato dato, evidentemente. E una delle prime cose è esattamente quella che ricordava Francesco. E chi passa il colpo di spugna è quel Togliatti, il capo del Partito Comunista, del PC. E Togliatti, che in nome, che in quel momento era ministro della giustizia, che in nome della riconciliazione nazionale, basta, lasciamoci dietro, voltiamo pagina, lasciamoci dietro, questa pagina terribile della nostra storia, italiani gli uni contro gli altri armati, e costruiamo il futuro. Colpo di spugna, nemmeno un processo. Criminali della portata di Rodolfo Graziani, stesso Badoglio, tanti altri criminali, a parte il momento di ira popolare che ha portato all'uccisione dei gerarchi fascisti di Mussolini, di Claretta Petacci, esposti, i cui cadaveri sono stati esposti a Piazzale Loreto, no? Testa in giù, cosa di barbarico, di terribile, di... quindi una pagina terribile, comprensibilissima, per carità, e giustizia evidentemente andava fatta e responsabilità ci stavano, ma il modo in cui è stata fatta giustizia, se così si può dire, è stato, non ha lasciato, cioè è stata un'espressione di ira. La giustizia serve a dare la pace alle vittime, la giustizia serve a dare la pace. Se io ammazzo il mio nemico in preda all'ira, io mi sto vendicando. Ma vendetta chiama vendetta, lo capite? Siamo in grado di capirlo tutti in quanto esseri umani. A questo serve la giustizia. A questo doveva servire il processo di Norimberga. Mai più una guerra. Certo, mi sto rivedendo un film intitolato Nürnberg che racconta 3 ore di film, ma insomma, racconta la storia del processo di Norimberga. I principi erano elevatissimi, eh? Mai più guerre, mai più guerre. Processiamo la Germania nazista perché stiamo facendo un processo a quella visione del mondo, a una visione del mondo di quel genere. Mai più guerra, che siano poi nazisti, a iniziarla un altro popolo. Ora sono stati nazisti. Quindi crimini contro l'umanità, non si era mai sentito parlare prima. Crimini contro la pace, crimini di guerra, mai più. Certo. Diciamo, ti sorprende, ecco, chi ha un minimo di visione, che quelli che in quel momento stavano processando sarebbero stati poi quelli, non quelle persone in particolare, ma i rappresentanti di quelle potenze che in quel momento stavano giudicando i nazisti, sarebbero stati poi quelli che nel frattempo li stavano utilizzando per altri versi e che avrebbero poi prodotto tutte le altre guerre che si sono realizzate dagli anni 40 fino a oggi e che continuano a fare guerra. Quindi l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, no? In primis la guerra fredda, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, ecco, in Italia non c'è stato nulla di questo. Quindi di scheletri nell'armadio ne sono rimasti parecchi e se ne sono accumulati nel corso degli anni. E noi ancora oggi non sappiamo con certezza, anche se poi lo sappiamo, come sono andate le cose con l'incidente aereo o l'esplosione, come è successa lì al cosiddetto cuoco di Putin, no, il comandante del gruppo Wagner, Prigozhin, no? È morto saltato in aereo, saltato, esploso, va a capire come è esploso, chi ha messo la bomba, non lo sapremo mai, o forse lo sapranno loro fra qualche decennio, ma insomma, lo possiamo anche immaginare, ma non abbiamo la certezza. Ecco, Mattei, oggi iniziamo a averne la certezza, 1962. Mattei ha fatto la guerra di resistenza, partigiano, un grandissimo imprenditore, un personaggio assolutamente illuminato, aveva un problema. Voleva ridare all'Italia un minimo di autonomia. Soprattutto era andato lì, nelle ex colonie, in Libia, in Africa, a parlare con quelli, dicendo, sapete qual è la novità? Vi lasciamo la proprietà delle materie prime, perché parallelamente, durante la Guerra Fredda, c'è il cosiddetto neocolonialismo, decolonizzazione e neocolonialismo. Che vuol dire decolonizzazione? Vuol dire che negli anni successivi alla Guerra Mondiale, tutti i paesi del terzo, cosiddetto terzo mondo, cioè i paesi ex coloniali europei, francesi, britannici, italiani, tedeschi, belgi, Congo belga e così via. E l'Europa si era spartita, l'Africa e l'Asia si era spartita proprio a tavolino, eh? D'accordo? E il Medio Oriente, tra la fine dell'Ottocento e inizio del Novecento.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale questi paesi ottengono l'indipendenza, vicende più o meno convulse, alcuni in maniera pacifica, altri in maniera meno pacifica, leggi impero francese in particolare, ma ottengono formalmente, politicamente l'indipendenza. L'indipendenza politica senza l'indipendenza economica, come se dicessi benissimo, tu sei maggiorenne, ecco, da oggi in poi sei maggiorenne, prendi tu le tue decisioni. Mi dai 50 euro? Eh no, prendi tu le tue decisioni. Oppure ti do 50 euro, te li devi far bastare fino a dopodomani. Beh, sai, hai le mani legate, insomma, finché non sei del tutto autonomo. Allora, il punto fondamentale sono le materie prime. Chi controlla le materie prime? Se io Libia sono indipendente sulla carta, ma se le materie prime, leggi petrolio, sono controllate dalle aziende francesi, britanniche, americane, le famose sette sorelle, no? Texaco, Shell, eccetera, eccetera. Io sono libero di chi? Qui mi arrivano le briciole, cioè la mia economia è in mano a qualcun altro. Oh, ben inteso, è iniziato ad essere così, continua ad essere così. Gli ultimi colpi di Stato nell'Africa subsahariana sono sempre legati al controllo delle materie prime. Va bene? E allora Mattei aveva fatto questo, che è stato messo a capo dell'ENI, no? E aveva fatto questo ragionamento, vado lì e gli dico, benissimo, allora noi vi diamo assistenza tecnica, tecnologica, voi non avete le tecnologie per estrarre il petrolio, noi siamo molto più efficienti, vi diamo questo, la proprietà rimane a voi, va bene? E noi chiediamo, adesso non mi ricordo la cifra esatta, una parte degli utili, una parte decisamente ragionevole, ci guadagnavamo sufficientemente, bene, però un'altra parte più o meno consistente la tenete voi. Quindi ragionavano in maniera differente rispetto alle sette sorelle, in cui la proprietà era loro e ai locali andavano solo gli spiccioli. Poi attenzione, non è che andavano al popolo, andavano ai ricchi, alle elite locali, come facevano i romani, no? Nelle province, c'era un'elite che era filo romana, eccetera, eccetera. E la gente, i rappresentanti degli stati africani guardavano all'Italia, cioè all'ENI, cioè a Mattei, con speranza, con interesse, affari d'oro, perché erano affari politicamente e diplomaticamente sensati e non si basavano su uno sfruttamento così marcato di una parte sull'altra. E però Mattei è saltato in aria. Cui prodest è la domanda? E Pasolini, Paolo Pasolini, che nell'ultima fase della sua vita, no? Non so se avete visto quella famosa dichiarazione di cui rimane traccia anche su YouTube, poi ve la metto se la vedete, no? Io so. Okay. Poi un testo aveva scritto, mi pare, per il Corriere della Sera. Io so chi sono i colpevoli, so chi sono i mandanti, ma non ho le prove per dimostrarlo. Allora, nell'ultima fase della sua vita stava lavorando a un libro che si intitola Petrolio, che uscirà molto dopo la sua morte, incompleto evidentemente, in cui stava indagando, guarda un po', sulla questione del petrolio e che chiamava in causa direttamente o indirettamente Mattei. E è morto pure Pasolini. Hanno fatto passare per una... Ovviamente le cose non sono decisamente credibili, questo ragazzo gli si sarebbe negato perché lui era omosessuale, poi l'avrebbe ammazzato, l'ha travolto con la macchina. Sappiamo che l'omicidio Pasolini ancora oggi è coperto da più fitte tenebre. E non se ne esce, perché in Italia la storia la stanno ancora scrivendo, con mille difficoltà, perché non ne vengono a capo, i giudici, i tribunali. Non gli storiografi, i tribunali. L'omicidio Mattei è del 62, l'omicidio Pasolini è del 75. Cioè, sono passati 62 più di mezzo secolo. Ma è possibile che su fatti di mezzo secolo fa non si hanno, come dire, le prove, non ci si possa lavorare in maniera distaccata, obiettiva, stabilendo responsabilità, eccetera, eccetera. Il motivo è chiaro. È sempre stata, quando succede questo, è sempre stata la mafia. Pure Mattei è stata la mafia. Che esiste, non esiste, non si è mai capito veramente. Sì che esiste, la mafia va da sé, esiste. Ma agisce per conto suo o per conto di qualcun altro? Chi è che arma? Ecco, lui ha citato Gladio. La maggior parte delle armi... finisce la Guerra Fredda, c'è questo presidente della Repubblica decisamente diverso dal Mattarella di oggi, che si chiama Francesco Cossiga. Francesco Cossiga, che è ministro degli interni all'epoca del delitto Moro, del rapimento Moro,
uno dei big della Democrazia Cristiana, finisce la Guerra Fredda e dice: benissimo, io vi dico una cosa, che in tutti questi decenni, voi non lo sapevate, o meglio, chi doveva sapere sapeva, l'Italia è stata praticamente sotto scacco, o tenuta sotto scacco da una organizzazione segreta che si chiamava, che si chiamava Gladio. Che cos'è Gladio? È una struttura appunto segreta che avrebbe militare, paramilitare, in forza organica la NATO sostanzialmente, che avrebbe dovuto fungere da quinta colonna in caso di un'eventuale invasione da parte delle truppe sovietiche. Di fatto non ha mai fronteggiato i sovietici, perché non hanno mai pensato di arrivare ad abbeverare i loro cavalli al fontanile di San Pietro, d'accordo? Forse in qualche sogno perverso, ma insomma non si è mai realizzato, per fortuna. E però Gladio è stata molto attiva, e la maggior parte delle armi e dei munizionamenti che sono stati utilizzati nel corso del tempo per le varie stragi di Stato, si chiamano stragi di Stato, quindi già nel nome è evocativo, stragi di Stato, le fa lo Stato, o vengono fatte contro lo Stato, comunque lo Stato è parte in causa, o in positivo o in negativo. Ecco, sono state fatte con quelle armi, con quei munizionamenti, sotto quella supervisione. Mafia, la banda della Magliana, la loggia P2, forse ne avete sentito parlare, no? Quindi queste organizzazioni, più o meno segrete, più o meno fantasmatiche, che però sono strettamente legate ai servizi segreti italiani che prendono gli ordini dai servizi segreti statunitensi e britannici, cioè dalla CIA e dalla MI6, ok, MI6 che è il servizio segreto britannico e anche il servizio segreto israeliano, no? Il famoso Mossad. E se ne parla da decenni, non è che è una cosa che abbiamo scoperto l'altro giorno perché uno si è svegliato tutto sudato, immagina, cosa del genere. E quindi ancora oggi grosse lacune, quindi l'uccisione di Pierpaolo Pasolini, di moltissimi altri personaggi, l'uccisione di Moro, e pare che fino all'ultimo Moro stava per essere rilasciato, anche qui la colpa viene fatta ricadere sulle Brigate Rosse, che hanno la loro responsabilità, va da sé, ma pare che l'ultima decisione non sia stata presa dalle Brigate Rosse, le Brigate Rosse avrebbero rilasciato Moro, anzi si era già stabilito che Moro fosse rilasciato, ma poi insomma qualcuno ha deciso che era meglio toglierlo di mezzo. Il Moro c'aveva un piccolissimo problema, stava creando il centro-sinistra. Democrazia bloccata, vi ricordate, vi ho detto Democrazia bloccata, in Italia avevamo in termini numerici il più cospicuo, quindi anche più pericoloso dal punto di vista della NATO, dei nostri alleati americani, e il più cospicuo e più pericoloso partito comunista dell'Europa occidentale, insieme a quello francese, ma quello italiano era superiore. Eravamo anche un partito socialista decisamente degno, ancora una volta, all'epoca era ancora socialista, socialista, quindi marxiano, ecco. Sì. E perché è bloccata la democrazia? Perché la democrazia, comunque la si declini, comunque la si veda, in maniera più o meno sostanziale, più o meno formale, si basa sull'alternanza, che poi questa alternanza sia più o meno fittizia, se l'alternanza tra Trump e Biden, insomma, siamo messi veramente male, ma insomma, si basa sull'alternanza. E in Italia non ci poteva essere alternanza, cioè il partito al potere era la Democrazia Cristiana con l'appoggio di quel partito, curiosamente rinato, il Movimento Sociale Italiano, costituito da membri della Repubblica Sociale Italiana, membri dichiarati, i quali non hanno affatto rinnegato il loro passato di... che volendo si può anche studiare, comprendere, forse anche rispettare, vedendo le storie di determinate persone, altri sono dei criminali e basta, va da sé. Ma insomma, la nostra Costituzione si chiude col fatto che è una delle norme transitorie che è vietata la ricostituzione del partito fascista, in tutte le sue forme. È vero che noi siamo un popolo di falsari, per cui te lo chiamo così, te lo chiamo con un altro nome, mangia di sta minestra, sempre la stessa minestra, ma se la chiamano un altro nome forse te la mangi. Va bene? Facciamo sempre così. Nasce questo partito. Ora, la cosa curiosa è che i discendenti alla lontana di quel partito, anzi ne reclamano la loro diretta discendenza, no? Dal Movimento Sociale Italiano,
Fratelli d'Italia di adesso, no? Partito Fratelli d'Italia. All'inizio, e sono assolutamente dubbiosi sul fatto che l'Italia debba entrare nella NATO e debba sposare la causa angloamericana. E beh, perché? E beh, perché fino a quel momento l'Italia fascista aveva combattuto contro gli angloamericani. O no? Ve lo ricordate? Seconda guerra mondiale. E dunque, limitazione alla sovranità? Se entriamo nella NATO, ci leghiamo le mani, ci neghiamo a priori qualsivoglia decisione di politica estera. Sì, abbiamo perso la guerra, sì, ne subiamo le conseguenze, è giusto che così, insomma, i rapporti di forza sono questi, però magari non è il caso di entrare nella NATO. E di fatto Francia, Germania, Gran Bretagna, l'Italia nella NATO non la volevano, non era affatto scontato che l'Italia entrasse nella NATO. La NATO è nata molto prima del patto di Varsavia, 1949-1955. Il patto di Varsavia è la risposta sovietica alla NATO, per capirci. Mi spiego? Allora, uno si sarebbe aspettato che ex dirigenti fascisti della Repubblica Sociale, ora il Movimento Sociale Italiano, fossero contrari a questa alleanza e invece no. Perché? Perché c'era la guerra fredda, perché c'era il pericolo comunista, perché è vero che siamo per la sovranità, ma fondamentalmente o primariamente siamo anticomunisti. Dall'altra parte c'era l'Unione Sovietica centrale del comunismo, quindi combattiamo con gli angloamericani contro i comunisti. Semplice. E infatti i vari governi di centrodestra che sono succeduti, ve lo dico brevissimo, dagli anni 50 e la metà degli anni 70, erano appoggiati direttamente e indirettamente non solo dal Movimento Sociale Italiano, ma da altre forze di destra, forze minuscole, in termini numerici, Partito Repubblicano, Partito Liberale, c'era anche un partito monarchico anticamente, ma sufficienti a dare la maggioranza, magari un solo voto, alla Democrazia Cristiana, all'altro grande partito di maggioranza che ha esercitato il potere fino alla caduta della Prima Repubblica, fino alla fine della Prima Repubblica. È chiaro? Moro, della Democrazia Cristiana, un illuminato però, si rendeva conto che per governare era necessario aprire, aspettare veramente come dignità di democrazia all'Italia, c'era bisogno di alternanza, c'era bisogno di dialogare con la sinistra. La sinistra, il Partito Comunista Italiano negli anni 70 aveva già rinnegato il passato sovietico, quindi guardava a Mosca, sì, ma con occhi decisamente diversi. C'era stata la destalinizzazione, aveva preso posizione contro l'invasione sovietica nel 56 di Budapest, contro i fatti di Praga del 68, quindi un partito decisamente più laico rispetto al verbo comunista, ma insomma, sempre ambiguo per alcuni versi, ma insomma, ci stavano le condizioni a che si creasse un partito di centro-sinistra. Moro era, come dire, l'angelos, era il punto di riferimento, idealista probabilmente, che stava lavorando a quel progetto. C'era quasi arrivato. E però, il giorno dopo, pochi giorni dopo, viene casualmente rapito dalle Brigate Rosse. Sì, le Brigate Rosse con l'assistenza di qualcuno, sì, sicuramente anche l'assistenza di qualcuno, anche se poi le prove documentali sono discutibili, ancora oggi si discute, fiume di inchiostro, quindi non entro nel merito perché non ho gli strumenti per entrare nel merito, chi sono io, non so nulla, posso dire, fare. Ecco, qui protest, a chi interessava la morte di Moro? Beh, interessava sicuramente agli Stati Uniti, alla NATO, e interessava forse anche all'Unione Sovietica, perché in quella maniera lì un partito comunista sdoganato, ammesso alla gestione del potere, non avrebbe più rappresentato una forza rivoluzionaria. Quindi a volere la morte di Moro non erano soltanto, diciamo, le destre, i servizi segreti in odore di NATO, ecco, ma erano, sicuramente conveniva anche i russi, quindi forse anche a KGB, insomma. Che poi abbiano utilizzato la mafia, abbiano utilizzato le Brigate Rosse, abbiano utilizzato la P2, che poi i membri più in alto della Democrazia Cristiana sapessero tutto. Questo ormai possiamo dire, Giacomo, non dico che è una verità fattuale acquisita, ma insomma sì, dopo processi su processi su processi. E tutti quelli che hanno ripreso in mano il dossier Moro, Mino Pecorelli, il generale Dalla Chiesa e tanti altri personaggi, e sono tutti morti.
sono stati ammazzati. Io ve l'ho detto, no? In classe avevo, classe mia al ginnasio, avevo il figlio di Mino Pecorelli, giornalista d'inchiesta, non come quelli adesso, un giornalista vero, che aveva scoperto cose piuttosto inquietanti, e il figlio stava lì, avevano appena ammazzato il padre. E nella stessa classe avevo il nipote del generale della Chiesa, che invece sarebbe stato ammazzato qualche anno dopo, quando stava sempre in classe, l'uno in quarto ginnasio, l'altro in quinto ginnasio. E nella classe a fianco ci stavano i nipoti di Andreotti. È una situazione, io ovviamente di tutte queste cose non sapevo assolutamente nulla, quindi non mi venivano nemmeno retropensieri, però mi ricordo che nel cortile della mia scuola ci stavano dei ragazzi che potevano tranquillamente andare in giro, non vestiti in maniera strana, con i capelli colorati o con l'ombelico di fuori, ma con una croce di ferro nazista attaccata qua alla camicia, e nessuno gli diceva niente, mentre qualcuno che aveva, diciamo, simboli leggermente diversi si prendeva un sacco di botte e veniva espulso da questa scuola, insomma, che era una scuola pontificia, tra parentesi. Erano fine anni 70, inizio anni 80, era un'altra epoca, e i miei mi mandarono lì perché erano gli anni di piombo, perché i ragazzi morivano per strada, a Roma, come oggi muoiono tanti operai, a Roma ci stavano i proiettili vaganti, nelle scuole pubbliche c'erano assemblee politiche su assemblee politiche, un sacco di ragazzi, molti dei quali innocenti, sono morti, ammazzati, alcuni militanti di questo o di quel partito, altri si sono trovati a passare nella strada sbagliata al momento sbagliato e sono stati ammazzati, vittime del terrorismo, così si dice. Ecco perché mi mandarono lì, perché dai preti probabilmente erano totalmente laici, i miei non erano interessati alla missione religiosa, per fortuna o purtroppo dipende dai punti di vista, forse purtroppo, però ritenevano che lì il clima fosse più tranquillo. In effetti era più tranquillo, però era più tranquillo perché era militarizzato. Ti dico tanto un'ultima cosa, mi ricordo, forse ve l'ho detto, no? Sta finendo, a quel punto sono tornato lì come insegnante, per poi durare un anno e mezzo, poi farmi venire esaurimento nervoso, perché ho visto delle cose. Era il 1990 e passava a Via della Conciliazione la macchina con Gorbaciov, Mikhail e Raissa Gorbaceva, che andavano da Wojtyla, la prima volta nella storia che il segretario generale del PCUS, il Partito Comunista dell'Unione Sovietica, andava a trovare il Papa. I fratelli là della Misericordia hanno tirato tutte le tende, hanno chiuso tutto, tipo il Marchese del Grillo con le truppe napoleoniche, una scena del genere. Non si può, i ragazzi non devono nemmeno vedere questo Lucifero, questo angelo del male che passava lì sotto per andarsi a inchinare davanti a Wojtyla, tra parentesi. Quindi, curioso. Vabbè, riprendiamo la prossima volta.